perché gli manca una base, una struttura. Per cui a scuola si va tutti allo stesso orario, non è come l'università. Io mi ricordo quando, andato all'università, la libertà, non avevo più lo zaino, portavo i libri che volevo io e quando andavo io. È importante, è una fase della vita, ma questa vita non può essere fatta a 9 anni. Per cui Gesù insegna a casa propria in questo modo. Però il problema è che nella propria casa abita sia il bambino di 9 anni che ha bisogno di questo schema, sia l'adulto di 40 anni che dopo una vita di schemi dice: ora finalmente voglio essere libero. È lì il problema, che non lo puoi fare. Perché se lo fai in quanto te adulto, non riesci più a trasmettere a tuo figlio quello schema che gli permetterà una volta adulto poi eventualmente di dire: non lo faccio. Per cui è una libertà apparente, un dono che noi abbiamo ma che di fatto non possiamo esercitare. Vi faccio un esempio. Una volta ci è capitato, abbiamo abitudine, credo come ognuno di voi, di preparare il sabato in tante cose. Lo si prepara col cibo, lo si prepara con fare in modo che arriviamo al sabato e che abbiamo tutto quello che ci serve, lo si prepara col carburante, ok? Non andiamo a fare il carburante il giorno di sabato, sappiamo che entro il venerdì, così come puliamo casa e sistemiamo, andiamo a fare benzina. Una volta mi è capitato un problema, e un imprevisto, e per cui quel programma mi è saltato e non sono riuscito a fare carburante prima del tramonto. Però mi serviva, dovevo andare a fare benzina, giusto? Però avevamo i figli piccoli e abbiamo capito con Anna, questo è quello che noi abbiamo capito, per cui ve lo condivido con la riflessione, quello che ho capito, che io non potevo andare a fare benzina, per quanto fosse un'opera nobile, con i miei figli piccoli. Perché il bambino piccolo non può capire l'eccezione. Non può capire, io lo posso capire, non il bambino piccolo. Il bambino piccolo ha bisogno della coerenza, della regolarità, di un principio coerente che c'è dall'inizio fino alla fine. Quando poi avviene il pensiero astratto, per cui quando inizia ad avere 16 anni, 17 anni, inizia a porsi le domande, allora si riflette e dice: ma perché noi non facciamo mai questa cosa qua? Cosa c'è dietro? Allora problematizziamo la discussione. Io con i compagnoni con i quali ho sempre lavorato, quando parlavamo di etica, gliele problematizzavo tutte le situazioni. Sì, è giusto questo, però se fosse in questo caso, ma loro hanno la capacità di saper astrarre e di saper riflettere le opportunità. Questa cosa non la si può fare nella fase dell'infanzia. L'insegnante sa che se vuole essere ascoltato dai suoi ragazzi non può arrivare in ritardo. L'insegnante sa, quelli che vogliono essere insegnanti, che deve arrivare 5 minuti prima dell'inizio della lezione. Perché se l'insegnante una sola volta arriva in ritardo, ha perso la sua autorevolezza. Con i bambini, certo. Se invece è un ragazzo grande e dice: guarda, ho avuto un imprevisto, ho avuto un problema, e l'altro dice: maestro, non si preoccupi, capiamo. E non sfrutterà quella cosa per non farla lui. Se l'insegnante alza la voce, anche una sola volta con i bambini, non potrà, no, non alza la voce, perde le staffe, mettiamola così, qualche volta la voce si deve anche forse usare. Gesù ospita in casa perché sa che lui può insegnare attraverso il suo esempio. E lì è il problema. Noi siamo adulti, possiamo essere più flessibili, ma di fatto se vogliamo essere fedeli al nostro essere adulti, dobbiamo ricordarci questo. E noi educhiamo non soltanto a casa, in chiesa, in quanto zii, in quanti nonni, in quanti amici, siamo educatori. Mi ricordo quando mi si presentò l'occasione di fare un corso di perfezionamento, un master in counseling familiare, ero pastore a Padova, e uscì il bando e ci tenevo veramente tanto a fare questo percorso di studi. E però c'era un però, ok? Spesso questi corsi di perfezionamento, proprio perché sono rivolti a personale, a persone che già hanno un lavoro, chi ha già un lavoro, quando è che è libero? Il fine settimana.
e per cui il corso fondamentalmente prendeva il sabato e la domenica. Però io volevo fare quella cosa. E però mi sono domandato, ma come faccio a insegnare a mio figlio, che va alle superiori, che va alle medie, all'epoca, no, forse uno faceva le medie e l'altro i superiori, come faccio a insegnare a mio figlio, che va alle medie, a dargli il valore di non andare a scuola il sabato se io vado a fare un corso? Insegnare a casa. Ora parliamo della religione, ma parliamo di qualsiasi cosa, di qualsiasi dimensione. Gesù accoglie in casa perché vuole essere modello, seppur imperfetto, nei confronti dei suoi figli. Ma noi possiamo accogliere in casa anche per far conoscere ai nostri figli la dimensione della Chiesa. La Chiesa non è soltanto, quando diciamo ai nostri figli la Chiesa è la nostra famiglia, e però questa, noi non abbiamo rapporti con questa nostra famiglia, c'è una discrepanza, c'è qualcosa che il nostro figlio perde. L'invitare a casa significa concretizzare quella frase astratta, e quando gli diciamo, ma come, la Chiesa è la tua famiglia? Sì, però di quelle famiglie che non si incontrano mai perché forse hanno litigato. Per cui c'è un valore educativo nell'aprire la nostra casa. Quando insegnerò a nostro figlio che deve essere generoso e che dovrà, è chiamato a contribuire con le offerte, a contribuire con la decima, questa generosità lui la impara nell'osservare come io vivo questa dimensione. Però a volte la dimensione della decima è un fatto molto privato, non è che noi abbiamo, è un fatto pubblico nella casa, per cui forse non lo vedono neanche, una cosa che noi facciamo in automatico, mettiamo lì, quasi segreto. Dove impara questa dimensione dell'offerta, della generosità? La musichetta mi dice che devo arrivare alla fine, è un buon sistema per ricordarci che dobbiamo concludere. Volevo leggere, ritornare al testo iniziale di Matteo capitolo 7, versetto 28. 7, versetto 28. E avvenne che quando Gesù ebbe finiti questi discorsi, le turbe stupivano del suo insegnamento, perché egli li ammaestrava come avendo autorità e non come i loro scribi. Gesù non fa grandi discorsi. L'insegnamento che Gesù presenta passa attraverso queste dinamiche. E mi rendo conto di quanto io ho bisogno dell'aiuto di Dio, di quanto debba ancora cambiare nella mia vita, di quanta riforma. E so però che lo possiamo fare insieme. Quello che noi facciamo insieme come Chiesa non è soltanto una dimensione adulta, ma noi siamo un modello per le generazioni che vengono. Poi loro faranno il tempo nella loro vita di contestualizzare, di smussare, di trovare le situazioni in cui le eccezioni. Ma se già il pacchetto che noi diamo è basso, loro non interiorizzeranno questo. Lo sa benissimo Betta, che per insegnare ai suoi allievi a fare tutte le variazioni sul tema di una musica, prima di arrivare a quel momento bisogna fare le scale. Se io non interiorizzo una disciplina di fondo, una base, un pacchetto, non posso poi su quella base far altro. Ed è quello che noi, come generazione un po' adulta, abbiamo vissuto con chi ci ha preceduto. Dicevamo, la fede a volte, la disciplina è indirizzata. Ma oggi noi ci possiamo permettere di fare delle variazioni solo perché avevamo la base, quella base. Senza quella base non ci sono variazioni, ma c'è il nulla. C'è semplicemente l'autoreferenzialità. La variazione la faccio in funzione di un principio che per me è importante. Sono nel giardino dell'Eden e Dio è il mio creatore. Che il Signore ci aiuti nella nostra prassi educativa, nella nostra Chiesa, affinché riusciamo, ognuno nella propria esperienza, ma a recuperare questi elementi e applicarli, perché anche di noi si possa dire, non mai, magari in maniera perfetta come di Gesù, ma si possa dire, lui insegnava
le insegnava in un modo speciale. Che il Signore ci accompagni, ci benedica e ci dia la forza per questo. Amen. Amo. Padre nostro che sei nei cieli, che sei anche il nostro educatore, veniamo a te consapevoli di quante cose dobbiamo ancora imparare, di quante cose devono ancora essere aggiustate per poter renderti testimonianze dell'azione educativa che tu fai nell'umanità e ognuno di noi. E ti chiediamo, Padre, così come fa il vasaio con l'argilla, di continuare a plasmare ognuno di noi, di continuare a correggere, di continuare a creare e anticipare la bellezza che noi saremo un giorno quando saremo nei regni dei cieli. Aiutaci perché in questa azione che tu fai in ognuno di noi ci rende anche più pronti e più capaci nel fare la nostra volta nelle confronti delle generazioni che ci seguono, sia che siano i nostri figli, i nostri parenti, coloro che incontriamo nella chiesa, i vicini. Aiutaci affinché questa azione educativa che parte da te e che prosegue attraverso noi possa in qualche modo renderci un po' migliori. E ti chiediamo perdono per le volte che non siamo in grado di esserlo, sapendo che possiamo in te confidare di ricevere quel perdono totale di cui abbiamo bisogno. E soprattutto, Padre, ti chiediamo di tornare presto, perché quell'azione educativa in quel giorno troverà il suo compimento massimo. In quel giorno troveremo e sapremo esattamente cos'è la perfezione, sapremo esattamente cos'è la completezza, sapremo esattamente cos'è l'armonia con te. Dacci la fede, dacci la pazienza e la forza di continuare a aspettare fino a quel giorno. Nel nome di Gesù. Amen.